Sì, vado al cinema, non tantissimo, preferisco vederli a casa. No, pochissimo, purtroppo. Vorrei andarci più spesso, ma sono un po' pigro e alla fine resto a casa. Ja, also so zweimal Monat, einmal, ein bis zweimal pro Monat. No, non riesco ad andare al cinema perché seguo un'attività sportiva d'elite, non riesco ad avere il tempo per farlo. No, no, non vado spesso al cinema, no. Non tanto, però diciamo una volta al mese sicuramente sì. Vado una volta all'anno, credo, da quando c'è lo streaming internet, non credo ne valga la pena. Vado al cinema molto raramente, perché scarico i film, sono un po' una pirata illegale. Non vado spesso al cinema, guardo spesso streaming. Anche perché appunto adesso abito in Egitto, vivo su una barca e di conseguenza non ho proprio l'opzione. L'ultimo visto che sono andato a vedere penso che è stato ancora Cattivissimo Me 2, probabilmente, con la mia ragazza, vabbè, ci teneva. Ho guardato Cenerentola, un bel film, però non saprei dire, altri della Disney mi sono piaciuti di più. L'ultima volta che sono andato al cinema quando era uscito Avatar. L'ultima volta che sono andata al cinema, penso almeno 3 anni fa. No, non è vero, sono andata a vedere L'Hobbit, l'ultima parte, ad Ascona. Però era in italiano e quindi era un po' in inglese, o lingua originale o se no niente cinema. Penso che l'ultima volta che sono andato al cinema con qualcuno era alle medie, probabilmente. Ma sicuramente i film che ho visto più regolarmente erano quelli di Walt Disney, così andavamo io, mia mamma e mio fratello. Mi pare di aver visto Zeta la Formica, Shrek e forse Gli Incredibili, può essere. Credo di essere andato a vedere Fast and Furious, ho riso dall'inizio alla fine. Also mein Lieblingsfilm ist, ja, weiß gar nicht, wie hieß der jetzt, der hieß Paddington, dieser Bär, der, no. Per me è la saga di Ritorno al Futuro. Un film chiaramente epico per me, sì, li ho visti tutti 100 volte. Waking Life di Linklater, un film del 91 di questo autore americano indipendente. Per me è la saga di Ritorno al Futuro. Un film chiaramente epico per me, sì, li ho visti tutti 100 volte. Mein Lieblingsfilm? The Beach. Il mio film preferito in assoluto, 7 anime. Di Will Smith. Non ho film preferiti, però ultimamente seguo molto la commedia, visto che non si ride più tanto nel 2015, allora commedia balla. Il mio film preferito, ma sono abbastanza una fan dei Pirati dei Caraibi, abbastanza, e poi film preferito così, Les Intouchables, e Intouchables, quello francese con il famoso attore africano, quello è decisamente uno dei top. Uno che così mi viene in mente è Black Swan, mi è piaciuto molto. Io cosa ne penso? Diciamo che non mi sono veramente mai posto il problema, visto non essendo proprio nell'ambito in cui lavoro io, cui veramente mi potrebbe interessare, ma secondo me si potrebbe comunque fare qualcosa in più, diciamo. Io penso che tipo questi cinema all'aperto così, specialmente d'estate così, potrebbero essere per esempio una bella mossa, diciamo. Beh, il cinema è una bella esperienza in quanto, la qualità è sempre ottima, lo schermo è molto grande. Mi piacciono un sacco di film, mi piace comunque in generale guardare i film, ne guardo tantissimi. Weil es einfach cooler ist auch mit Kollegen da im Kino zu sein als einfach zu Hause die Filme zu schauen. Also macht mehr Spaß. Wieso weniger Leute ins Kino gehen? Ja, einfach weil es einfach ist übers Internet die Filme zu schauen. Ma se fossero film come Avatar sicuramente varrebbe la pena andare al cinema a vederli. Per la maggior parte dei film che poi vedi dove c'è più pubblicità che contenuto non credo valga la pena andare al cinema. Non mi emoziona più come una volta. Che ormai con internet, con tutti i modi di scaricare film in modo pirata, esce quel giorno al cinema, dopo già magari un mese è già su internet, scaricabile gratis, la gente preferisce aspettare, scaricarselo. Se dovessi guardare film probabilmente approfitterei delle sale, in modo che almeno hai il tuo tempo, hai il tuo posto, sei tranquillo e
è un po' diverso rispetto a guardarselo a casa, cioè se vai con un amico e dici ok andiamo al film, andiamo al cinema, sicuramente molto meglio che essere svaccato in poltrona a casa.